Fine primo tempo tra Costa Rica e Ghana, 3-2. Stiamo sudando, dai. Se le partite bene, non attacca, dovrebbe attaccare di più e dovrebbe tirare di più e giocare anche di più sulle fasce, credo. Diciamo che eravate partite più veloci, eravate partite benissimo all'inizio del primo tempo, tecnicamente poi... anche più brave. Noi non ce la facciamo pure fisicamente. Vabbè, comunque diciamo... ce la giochiamo fino alla fine. Ok, in bocca al lupo per il secondo tempo. Primo tempo 3-2 per voi. Eravate partiti un po' male in questo primo tempo, poi siete riusciti a rimontare. È stata una partita, cioè il primo tempo è stato un po' complicato, comunque sono brave, cioè hanno tecnica, hanno gioco, basta capirsi un po' di più e tirare di più, basta solo questo. Cosa è mancato in questo primo tempo che, rispetto alle scorse partite che avete dato molto di più? È un po' la tensione dell'eliminazione diretta sicuramente, perché comunque non si tratta di punti, cioè si perde, si va via. È un po' anche il fatto che manca qualcuno, manca un punto forte della difesa che è appunto Roberta Sisto, e quindi già la difesa ne risente, infatti in molte azioni ci siamo trovati un po' scoperti dietro. Vabbè, però ce la possiamo fare, l'importante è crederci e giocare come sappiamo giocare. Ok, allora in bocca al lupo per il secondo tempo. È appena terminato l'incontro tra Costa Rica e Ghana, partita terminata, calci di rigore e si la giudicano il Costa Rica con un gran portiere oggi a opposto. Delle sue Oceano, partiamo da te, bellissima partita, gol tuo del 3-3, però hai trovato un portiere di calci di rigore fenomenale. Ha parato quasi tutto, quindi nulla da dire. Sui calci di rigore si sa, c'è chi la mette dentro e chi invece trova. Beh, oggi davvero una bella partita la vostra, intensa e con molta grinta, quindi si riuscite a testa alta da questo torneo. Sì, abbiamo giocato fino all'ultimo minuto, abbiamo pareggiato all'ultimo minuto perché ci abbiamo creduto, però poi alla fine siamo contenti lo stesso perché la partita è stata bella, le avversarie sono state brave e quindi non abbiamo nulla da dire. Un primo tempo migliore rispetto al secondo. Il secondo tempo cosa è cambiato rispetto al primo? Il secondo tempo siamo state più concentrate in campo, con posizioni diciamo un po' più adeguate, mentre nel primo con i cambi, come al solito, quasi ci succede di solito, ci perdiamo un po' nelle posizioni e ci troviamo fuori posizione quando gli altri attaccano. Va bene, Oceano, una dedica per qualcuno? No, tutta la mia squadra è con la... con la possibilità di giocare di nuovo in qualche altro. Brave ragazze! Brave! I prossimi tornei. Sembra a te, ottima partita a porta sia durante la partita che ai calci di rigore. È stata una partita intensa, come detto prima, però alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto alla fine di più, perché comunque il secondo tempo è stato, come ha detto anche la ragazza prima, loro si sono posizionate molto bene, noi invece abbiamo un po' ceduto in difesa, infatti abbiamo preso anche un gol l'ultimo minuto che si poteva evitare se ci fosse stata un po' più di chiusura, però le ragazze alla fine hanno dimostrato di essere vincenti, perché alla fine vince chi deve vincere, io la penso così. Compagni, sono d'accordo, ma oggi ho visto meno cattiveria rispetto alle altre partite, vero? Sì. Ci manca la cattiveria, c'è il lobby. Ci manca per la pace. Vabbè, oggi erano per la pace, però siete passate lo stesso il turno semifinale. Pronostico generale, questa squadra dove può arrivare? Lei più avanti possibile, tu? Penso che possiamo arrivarci in finale a giocare una bella partita contro la squadra che vince la stessa. Ok, dedica finale? E a tutte le ragazze. Bravo! Sì, grande! Ciao ragazzi!